Io sono nessuno e conosco il lato oscuro del potere. E vi dico, non fatevi fregare dai sostenitori dell'ideologia gender. Non credete alle trasmissioni strappalacrime che vi fanno commuovere. Erano semplicemente al settimo cielo. Ricordo di aver chiamato Patrick e avergli detto: ce l'abbiamo fatta, sta succedendo davvero. Non avevo mai visto due persone provare tanta felicità. Ha una colichina. Vuole essere tenuto, probabilmente. Qui non c'entrano niente i diritti degli omosessuali o la felicità delle coppie gay. Dietro le belle favole che vi raccontano c'è il capitalismo che cerca di infrangere l'ultima frontiera. Dopo aver distrutto le frontiere, dopo aver cancellato le identità, ora l'impero cerca di eliminare le diversità fra i sessi. Lo scopo è quello di creare l'individuo unisex, lo schiavo perfetto, l'individuo a cui si può vendere qualsiasi cosa. Questo è l'obiettivo del capitalismo finanziario, mettere tutto in vendita, persino i diritti e la vita delle persone. Non c'è più bisogno di fare un bambino. Oggi potete semplicemente comprarlo. Basta che abbiate un sacco di soldi da spendere. Andate su internet, andate sul forum di biotex.com o su siti come surrogacy.ru. Troverete senza fatica una madre surrogata pronta ad affittarvi il suo utero. A seconda della vostra disponibilità economica, potete scegliere dove comprare un figlio. Se siete ricchi, scegliete gli Stati Uniti. Comprare un figlio tramite maternità surrogata costa fra gli 80 e i 100.000 dollari. In Canada, 90.000 dollari. In Ucraina o in Polonia, fra i 40 e i 50.000 dollari. In Grecia, si va dai 40 ai 70.000 dollari tutto compreso. Tra madre surrogata e donatrice di ovuli. In Thailandia per un figlio si spendono 52.000 dollari, in Cambogia e in Messico 45.000, e se non avete tanto denaro potete rivolgervi al Nepal, dove i prezzi sono intorno ai 35-45.000 dollari. E vedrete, fra un po' potrete anche scegliere il vostro figlio perfetto, come fosse una Barbie. Volete che il vostro pargoletto abbia i capelli biondi e il nasino all'insù? Basta pagare un pochino di più ed eccovi accontentati. No, in tutta questa storia i diritti non c'entrano, è una questione di mercato. E le coppie omosessuali sono un mercato. Adesso c'è chi si indigna perché Elton John si è presentato a Sanremo con il suo compagno, con cui ha due figli. Ma come credete che li abbiano fatti questi bambini? Dove li hanno trovati? Sotto un cavolo? Ma mica c'era bisogno di lui. La propaganda a favore del gender è ovunque, su tutti i mass media, va di moda. Da Miley Cyrus alla top model Cara Delevingne, i VIP dicono nelle interviste di avere una sessualità fluida. Non sono più gay o lesbiche o eterosessuali, sono fluidi. Non sono nulla. Hollywood, la più grande industria culturale del mondo, è in prima fila nel sostenere il progetto dell'umanità unisex. Non ci credete? Guardate Jaden, il figlio di Will Smith, è il nuovo paladino dell'unisex, è stato scelto come volto della campagna di Louis Vuitton perché ama indossare la gonna e fa tendenza. Grazie a lui l'unisex ha aperto un nuovo mercato e tutti i VIP si sono messi in fila. Jared Leto, Marc Jacobs, altro che Elton John. Ovunque vi giriate ci sono spot per il mondo unisex. Andate al cinema e trovate Eddie Redmayne che interpreta un transessuale in The Danish Girl. Lily, sei deliziosa. Cosa è successo ieri sera? Per un momento ho dimenticato me stesso. Per un momento sono stato solo Lily. Ma Lily non esiste. Era solamente un gioco. Qualcosa è cambiato. Proprio come Jared Leto in Dallas Buyers Club, per cui ha pure vinto un Oscar. Accendete la TV e trovate la serie Transparent, oppure vi fate quattro risate con la famiglia allargata di Modern Family, una delle serie più viste al mondo, il sogno di ogni capitalista, una gigantesca famiglia con tutti i tipi umani, dall'immigrato al gay ricco e colto. Pensate a quanti prodotti può comprare una famiglia del genere, a quanti suoi bisogni può soddisfare il mercato. No, i diritti e la felicità non c'entrano niente. Questo è soltanto un grande inganno, un piano distruttivo per creare un mondo fatto di individui tutti uguali, senza nazione, senza lingua, senza sesso, senza identità. Individui che si spostano dove e come vuole il grande capitale mondiale, che comprano tutto quello che gli viene imposto. Ascoltate pure Elton John, ma non fatevi fregare dalla propaganda. Parola del vostro nessuno, l'unico che vi dice la verità. Sempre.